Buongiorno Federico, buongiorno, benvenuto. Federico, ma il mio collega è cattivello. E grazie soprattutto. No, era in scaletta Federico alle 9, ho detto va bene. Stavi volteggiando a livello mediatico che ti abbiamo... Anticipiamo, capito, l'ospitata che okay, appunto in questo caso avevamo spostato tra l'altro, esatto, per dare spazio, ma a chi non è venuto. No, è fantastico, vabbè, ma allora, andiamo. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno caro. Una bella giornata anche oggi, una bella fresca, freschina. Anche frio, ma meglio così, perché sennò l'inverno non è che possiamo saltare. Assolutamente, pari, sì, guarda, sì, guarda New York, poi non lamentiamoci, assolutamente, noi, basta sempre guardare chi sta peggio, esatto. New York completamente paralizzata perché questa tempesta di neve, certo, e freddo glaciale, sì, ha bloccato tutto e tutti. Conosco, invece non si blocca con Fartigianato nelle sue, sì, tante iniziative e nei suoi, sì, tanti interventi. Io volevo oggi volevo riparlare dell'opportunità data dall'Expo, dall'Expo, sì, di Milano 2015, sì, ne avevamo già parlato 15 giorni fa, sì, noi abbiamo svolto la manifestazione alla Camera di Commercio, quindi già 2 settimane fa, e ha avuto un ottimo risalto, soprattutto perché dobbiamo ricordare che ci eravamo lasciati tanto con quell'impegno del pomeriggio. Esattamente, sì, è andata molto bene, era la sala era veramente gremita di tante persone, e soprattutto perché questo progetto che stiamo portando avanti, e abbiamo visto che siamo tra i pochi che stanno portando avanti un progetto sui prodotti dell'agroalimentare alla grande kermesse appunto che si svolgerà a Milano dal 1° maggio al 30 ottobre, ha avuto un ottimo risalto. Soprattutto ci stanno chiamando piccoli produttori, ci stanno chiamando dei ristoranti che devono portare, hanno la necessità di avere dei produttori di ottimi prodotti certificati, che possano andare alla manifestazione per questi 6 mesi per rifornire i ristoranti. Cioè, che anche se non sono proprio dentro le varie zone dell'Expo, ma esternamente. Esattamente, comunque... sì. Allora, il nostro progetto. Perché, rispieghiamolo un po'. Vi rispiego brevemente questo progetto che stiamo realizzando insieme alla società Ideas e soprattutto insieme alla Regione Sardegna, all'assessorato d'industria che ha fatto il bando. La Regione Sardegna mette circa 800.000 euro per 800.000 euro è una cifra non congrua, però è un aiuto, è un primo aiuto, è un supporto concreto, la regione ha detto noi, sì, vediamo questi, noi mettiamo a correre 800.000 euro, sì, questi 800.000 euro se c'è interesse da parte dell'azienda andare all'Expo noi ne aggiungiamo altri. Quindi cosa succede? Se le imprese si aggregano e vanno all'Expo hanno un abbattimento dei costi fino al 70%. E là. Quindi che cosa succede? Le piccole imprese, non stiamo parlando di grosse imprese, stiamo parlando proprio di imprese artigianali, di imprese familiari, esattamente. Quindi loro hanno la possibilità attraverso questo progetto di portare, sì, i loro prodotti all'interno del ristorante che si trova all'interno dell'Expo. Sì. Voi immaginatevi che ogni ristorante fa circa fra i 2.000 e i 3.000 pasti al giorno. Al giorno. Certo, tutta la gente che andrà all'Expo. In un mese circa 90.000 pasti. Voi immaginatevi quanti prodotti e quanta visibilità hanno queste imprese, potrebbero avere queste imprese. Quindi l'idea è di portarli nei ristoranti che si sono già rivolti a noi, portarli nel perimetro dell'Expo e portarli soprattutto nei ristoranti e nei locali che trattano a Milano di appunto agroalimentare e tipico tradizionale. È un'opportunità, è una sorta di enorme. Domino, effetto domino. Esattamente. Dove un po' tutto si replica. Teniamo presente che questo progetto non vale soltanto per questo Expo del 2015, vale anche per quello dell'Expo 2017 in Kazakistan e 2020 nel Qatar. Quindi si va in Asia e si va nei paesi arabi, dove il bacino di diciamo, se possiamo dire, d'utenza è enorme. Sì, è enorme. Sì. Quindi noi stiamo nuovamente aggregando. Abbiamo avuto ieri si è svolta appunto a Cagliari una prima riunione. A che livello? A livello, diciamo, già delle parti interessate. Ecco, quindi delle aziende interessate, esatto, sì, hanno manifestato questo interesse. Molte e noi li abbiamo. Sono
sono già una cinquantina. Ah, è un bel numero. Sono già una cinquantina. Abbiamo avuto tantissime richieste da, ovviamente non vi posso fare i nomi, ma no, da ovviamente dei però devono avere dei criteri questi. Sì, devono avere dei criteri. Allora, i prodotti devono essere certificati, esatto. Assolutamente. Devono rispondere, ovviamente, a, voi immaginatevi quando i prodotti vanno da Italy. Il famoso, sì. Lo possiamo dire, cioè non è pubblicità, sì, come sì, dire. Sì, sì, sì. È un sistema di distribuzione dei prodotti dell'agroalimentare di altissima qualità. Immaginate che Italy c'ha 10 negozi, tra virgolette, store a Tokyo, c'ha a New York, sulla Quinta Strada, a Roma, a Milano, in tutto il mondo. Quindi è veramente la rappresentazione del buon vivere dell'Italia. E noi vogliamo che la gente conosca in tutto il mondo il buon vivere della Sardegna. È un'opportunità enorme. Vi dico un'altra... Io la chiamo storica. Esattamente. Fra circa 10 giorni siamo anche a Sassari. Confartigianato fa un appuntamento a Sassari. Questo è importante dirlo venerdì Sassari, il prossimo venerdì, non questo. Adesso non mi ricordo. Esatto, l'imprenditore di Sassari e della Gallura. Quindi prendiamo tutto il Nord Sardegna. L'appuntamento sarà il venerdì alle 16 presso gli uffici della sala convegni di Fra due venerdì, per la precisione. Quindi saremo a Sassari, quindi ci sarà la regione nuovamente, Ideas, ci sarà Confartigianato e soprattutto da Sassari sono arrivate tantissime richieste, veramente. Quindi noi abbiamo assistito il centro-sud, assisteremo fra 10 giorni. Ma è solo l'agroalimentare che viene coinvolto in questo caso? L'agroalimentare è tipico tradizionale, sì, perché l'Expo è finalizzato. Esattamente, è finalizzato. In primis all'alimentare, al cibo. Il tipico tradizionale però non è solo il cibo. No. Dunque, abbiamo l'agroalimentare ovviamente. Okay. Tipico tradizionale, vi spiego. Cosa comprende il tipico tradizionale? La tessitura dei tappeti tradizionali, l'oreficeria, la lavorazione del legno, la lavorazione artistica del ferro, la ceramica. No, questo per dire che ci sono tante altre realtà lavorative che non sono solo i pastori e gli agricoltori che possono assolutamente essere. L'agroalimentare è assolutamente unito al tipico tradizionale, perché sono quelle sensazioni, questi due settori trasmettono la vera essenza della Sardegna. A proposito, è uno spaccato della realtà socio-economica della Sardegna. Questo è il concetto. Fatemi salutare Pastore Barbaricino, adotta una pecora, Mario di Mammoiada, che è stato qui ospite. Lo fate salutare, perché a parte essere lui in questi giorni nelle alture della Nuorese, dove il freddo è davvero pungente. Fatti portare il formaggio. No, fermo, che farti portare il formaggio ogni volta? Questa scrocco deve andare. Sì, formaggio buono. Vada a comprarci il formaggio buono, che lei ha i soldi alle isole Cayman, che sì, non è ma non le deve dire queste cose. Allora stia zitto, non parli, sennò mi tocca dirle per forza. No, ma mi ha mandato un messaggio con scritto: ciao Matte, mi ha scritto questo messaggio molto amichevole, ho pensato di regalare una pecora a tuo figlio Federico per fargliela adottare, e quindi mandami il nome. Adesso io sono qui che devo scegliere il nome della pecora. Bellina, la volevo chiamare Mameli, però. Tu cosa dici? Pensi che io possa avere? Beh, ma chi lo sa, lei è un po' pecorone, lo è. No, comunque, pecorone nel senso che nobile. Un pecorone. Allora, realtà sono le 8:42, sì. Torneremo tra poco dopo la pubblicità, ma prima di andare in pubblicità c'è una vignetta che Tullio Boi, il nostro vignettista satirico straordinario, che ha scritto anche il libro che abbiamo presentato pochi giorni fa, Disabile Kill, ci ha voluto mandare, come promesso del resto, esatto, perché aveva promesso di mandarci una vignetta ogni tanto, quando ce l'ha lì, vediamo, la butta lì e noi la mandiamo in onda. Credo che sia inerente al Cagliari di Zola. Si brinda al nuovo Cagliari di Zola, rutto libero o stopper? Vai, insomma, è veramente molto molto pungente, molto pungente, ironico. Sì. Bravo Tullio, comunque, complimenti. E anche un saluto al carissimo Gianfranco Zola, che possa condurre il Cagliari, no? Fuori dalle sacche mobili. Sì, che cosa sono le sacche mobili? Dalle sabbie mobili. Ah, le sabbie mobili. Federico, siamo arrivati alle sabbie mobili. È incredibile. Comunque, se vuole condurlo anche fuori dalle sacche mobili o dalle sacche mobili, cioè mangiate meno torte. Sabbia mobile della redazione. Perfetto, va bene. Adesso non vado avanti per 6 giorni a cercare di capire che cosa ha detto, perché non l'abbiamo capito neanche noi. Ma io credo che c'è la pubblicità. Le prerogative zona per salvare. Ciao, a tra poco!
Che cosa fu un errore storico del fascismo, caro perché presidente Ramelli? Perché nel 36 c'era la possibilità, visto che ne stava parlando, di essere al centro fuori mondiale onda, di manifestazioni simili, tanto è vero che in un primo momento Mussolini, che era il duce, sì, aveva accettato, però a patto che lui doveva anche non fare guerra all'Etiopia. Invece preferì invadere l'Etiopia tra il 1956 perdendo l'occasione. Tra il 1956 cos'è? Non lo nel allora, tra il 35 e il 36 lo dica c'era bene. La possibilità che l'Italia, in modo particolare Napoli, fosse al centro del mondo in queste grandi manifestazioni internazionali. Bene, adesso, ma lui scelse di invadere l'Etiopia. Spostiamo, ma questo a merito di che cosa lo stava dicendo? Dell'economia? Sì, sì. Oh, sì, molto sì. Bene, no, per far capire, perché fuori onda qui continua la trasmissione. In realtà, non è che ci parlavamo con lui di fatti storici. Sperando appunto di riuscire adesso a sentire, ma penso sia così, il nostro ospite al telefono, che è Lucio Ghezzo, che è praticamente un signore, sì, di Tempio Pausania, che ha deciso di fare una petizione su change.org, questo sito di petizioni, per far sì che il Monte Pulchiana diventi patrimonio dell'umanità UNESCO. Adesso però sentiamo perché e appunto se questa petizione sta andando avanti. Lucio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a te. Adesso sentiamo, quindi abbiamo risolto molto anche il problema bene, tecnico. Sì. Ciao Lucio, perché questa decisione e questa volontà di far diventare patrimonio naturale dell'umanità, quindi all'UNESCO, il Monte Pulchiana? Matteo, per due motivi principali. Il primo, perché è un sito naturalisticamente, archeologicamente straordinario, bellissimo. Sì, ho visto delle immagini, sono veramente belle, è vero. Come, sì, come saprai, è il più grande monolite di granito probabilmente di tutta l'Europa, sicuramente di tutta la Sardegna. E poi proprio sul Pulchiana vi è un incrocio di correnti magnetiche molto forti, tanto è vero che ci sono sia dei residui nelle vicinanze, dei residui nuragici, sia dei residui pre-nuragici. È l'altro motivo per cui l'ho fatta questa petizione, perché come ben tu sai, qua in Sardegna il turismo è veramente molto in crisi. E io credo che sia finito il tempo delle sagre. Qua tipo ci possiamo inventare la sagra del corbezzo dell'Imbara piuttosto che la sagra delle cozze dell'Imbara. Ma questo non porterà al turismo, bisogna fare un salto di qualità nell'offerta del turismo, nella gestione del turismo. Se no il turismo penso che non si riprenderà mai, come non si riprenderà mai la Sardegna. Hai ragione, bisogna dare ovviamente anche merito a quello che naturalmente già il paesaggio ci offre. C'è una cosa interessante culturalmente parlando, cioè il nome Pulcheddu è una variante del nome Pulchiana, la cui radice linguistica si trova anche nella vicina collinetta di Polcu a 470 metri, dove sorge un nuraghi. Il significato sarebbe Monte del Porchetto. Questa è la cosa. Già mi va, il nome Porchetto mi va molto bene. Esattamente. Mi va molto bene il nome del Porchetto. Capito. Sì, sì, benissimo. Io direi che è ad hoc. Ma c'è anche un'altra interpretazione che riconduce al termine gallurese pulzeddu, che significa polso o collo del piede, e deriva da pursu, che per la sua somiglianza appunto ad una zampa gli è stato attribuito, capito? Sì, sì, è stata attribuita anche questa seconda interpretazione, in effetti. Ma la petizione come sta andando, Lucio? La petizione sta andando un pochino a rilento, secondo me, perché insomma ancora non siamo arrivati a 500 firmatari. Quanti ce ne vogliono? 500 quindi? No. Di più? Guarda, non ce ne vogliono un numero specifico, ci vuole il numero tale che spinga la pubblica amministrazione locale a iniziare la procedura. Okay. Perché io ho saputo che anche a livelli politici un po' alti si stanno interessando di questa cosa. Ma tu lo hai fatto così per amore, per amor di questa montagna l'hai fatto, per amore della Sardegna, per cosa? Che cosa ti ha spinto? Allora, l'amore per la Sardegna è chiaro. L'amore per questa montagna è chiaro, è altrettanto chiaro, perché io alcuni anni fa, una ventina di anni fa, come tu sai, quando abbiamo chiacchierato ti ho detto che io lavoro su internet, in uno dei siti che gestisco, l'ho ricordato, tanti anni fa in quella montagna organizzavo una manifestazione bellissima che si chiamava Pagine di Pietra, che si svolgeva
il giorno di luna piena del fine agosto, con un concerto, e okay. Poi le persone incidevano una sacca, quindi c'era già un'attività fatta in quel luogo, e quindi hai detto basta, insomma, bisogna far sì che arrivi questa nomina e soprattutto questo investimento anche da parte dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Sì. Bene, allora change.org, se volete andare a dare uno sguardo e unirvi a questa petizione, chissà che magari un giorno, passando da Cagliari, tu da Tempio potrai venire anche qui in studio. E nell'attesa ti ringrazio, Lucio, e ti auguro buona giornata. Grazie a voi, veramente molte grazie, è stato buona un piacere. Grazie a te. Viva la Sardegna, sempre, caro amico. Viva la Sardegna. Ciao Lucio, grazie. Ciao. Arrivederci, grazie. Ciao, grazie. Allora, tornando invece a Confartigianato, dall'Expo. Dall'Expo, sì, diciamo che legato all'Expo, legato alle, soprattutto all'export. Pensa che stamattina ti toccherà sta qui fino a 9:15, quindi hai razione tripla o quadrupla. Quindi. Ma lui è un ottimo conversatore. Sì. No, tornando all'Expo, nei giorni passati abbiamo avuto, tra virgolette, purtroppo, i dati dell'export delle piccole e medie imprese. Sì, quindi ci spostiamo un po' dall'Expo. Sì, a esattamente, dei dati che sono degli argomenti in ogni caso collegati. Sì, paralleli. Esatto, paralleli, e abbiamo visto che i dati non sono brillantissimi per le piccole e medie imprese. Soprattutto perché la loro dimensione è sempre, domestica, quindi il loro mercato purtroppo è un mercato sempre di prossimità, quindi le imprese che vendono praticamente sotto casa o nel circondario o che hanno un mercato al massimo regionale. Cosa bisogna fare? Unirle in cooperative, aggregarle per abbattere i costi e per, anche per la qualità. Questo è il concetto, un filo conduttore. Ci sono tante soluzioni. Sì. Che possono essere diciamo prese in considerazione. La prima è quella lavorare per la loro internazionalizzazione. Esatto. Noi stiamo lavorando, e qui l'anticipo, per degli emendamenti a questa prossima finanziaria. Abbiamo chiesto un piccolo fondo alla Giunta affinché le imprese possano costituirsi in ATI, quindi giusto, associazione temporanea di impresa, sviluppare le reti di impresa o i contratti di rete. Che cosa significa questo? Che le imprese rimangono sempre singole, sì, però hanno la forza dei vecchi consorzi, nel senso quindi che si mettono potere contrattuale maggiore. Esattamente, potere contrattuale maggiore, bravo, visibilità molto maggiore. Certo. Ovviamente accentuata, e soprattutto quando vanno a fare massa critica, sì, e quando vanno a presentarsi, si presentano, anziché presentarsi, certo, un'impresa, se ne presentano 300, 400. Questa opportunità, appunto, viene data a tutte le imprese che hanno voglia di crescere dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dei mercati, dal punto di vista infrastrutturale. Ricordiamoci che non basta fare un ottimo prodotto. Faccio un esempio, un pane Carasau eccellente quando già lo fai a Cagliari, già a Sassari non conoscono, non lo conoscono. Cioè, a noi non basta più il mercato italiano, cioè dobbiamo andare a aggredire un mercato mondiale. E tornando a bomba, i mercati sono quelli del mondo, sono quelli, come minimo sono i mercati europei. Ricordiamoci che noi sul mercato italiano i nostri prodotti sì ci sono, ma sono quasi invisibili. E quasi il 70% dei prodotti sardi vanno extra UE. Quindi vanno in Australia, vanno in Russia, è un fatto positivo. Di ampio respiro dell'economia sarda. Però il mercato è calato nell'ultimo anno. Dovuto a mille problemi, molte imprese hanno chiuso. Quindi l'opportunità, noi abbiamo chiesto di fare questo emendamento appunto per aggiungere una piccola cifra che non è tantissima. Ah, non avete definito manco l'importo? No, abbiamo definito, sono 500.000 euro, sono 500.000 euro che sono pochi, però questo significa che questi 500.000 euro non andranno alle tasche degli artigiani, serviranno per il sistema, ovvero serve per coordinare l'immagine, serve per portare, per presentare anche e soprattutto a queste prossime manifestazioni. Potremmo essere investimenti strutturali all'interno di un progetto. Hai detto bene, un investimento strutturale, certo. Esattamente, significa che metti le basi, esatto, per avere
ripeto, un'infrastrutturazione tecnologica, un'infrastrutturazione dal punto di vista della, della comunicazione, una gestione coordinata ovviamente e studiata, sì, rispetto, sì, a quello che ovviamente può fare una... No, il microfono... Sì, 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 scusami, scusami. Era mezzo... E quindi, tutto questo rappresenta un'opportunità per le imprese. Sì. Le imprese ci devono credere. Ricordiamoci che a breve, tra l'altro, c'è anche la BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. Anche lì, sì, l'immagine... Diciamo che la Sardegna è sempre stata protagonista in tutti gli anni alla BIT, con delle varianti da un punto di vista poi della veramente partecipazione del turista fattivamente, fisicamente qui in Sardegna. Perché? Perché alla BIT tu puoi fare una bella figura, sì, perché la Sardegna è, sì, meravigliosa. Sì, sì, poi, sì, dopo uno va a fare quattro conti e dice: quanto costa andare in Sardegna? Sì. Costa troppo. Solo per il viaggio mi parte 1000 euro. Allora, esatto, dobbiamo lavorare anche se non sulle... si cambierà quella regola, esatto, fondamentale, che attira le api al miele. Hai ragione Matteo, hai ragione Matteo. Matteo ha ragione, però caro amico, questo è un problema solo a livello europeo, può essere sciolto. Sì, a livello europeo. Ma la regione deve fare, sì, in modo che, sì, l'Europa... assolutamente. E se no, assolutamente. Anche per te, però anche è un problema, va visto in un quadro più ampio. Anche per la... Ha ragione lì così. Anche per la... per la... diciamo, anche per il trasporto delle merci. Sì. E soprattutto quello è molto importante. Tutto un sistema che deve muoversi. I trasporti, sì, sono, sì, fondamentali. Trasporti delle persone, i trasporti delle merci. Noi possiamo fare i prodotti migliori al mondo se non sappiamo, sì, comunicare. Se non sei competitivo, se non sei competitivo, anche perché poi al di là del costo del prodotto stesso, ma anche i costi di trasporto incidono terribilmente. Quindi assolutamente è ovvio che sia così. Io stavo scherzando, non ti terremo qua fino a 9:15. Hai già, no. Ovviamente dato un bel contributo. Ma la puntata la stiamo rivedendo anche nei piani, perché ha subito delle piccole variazioni, ma in corso d'opera ci allineeremo. No, innanzitutto grazie Federico. Grazie a voi. Per la grazie a voi sempre per l'opportunità che ci date. Con te dialetticamente è sempre un piacere. Ci ritroveremo qui tra 15 giorni e continueremo a parlare di Confartigianato e tenere una mano tesa nei confronti di quegli imprenditori commercianti che oggi più che mai hanno bisogno di una piccola sponda, sì, per ci riuscire siamo. Ci ad siamo. Andare avanti. Grazie a Confartigianato, grazie a Federico Marini, grazie a voi. I due dell'abitacolo, pubblicità e poi si torna.